Civil Week 2024, ci troviamo nel quartiere di Villa Pizzone e abbiamo appena vissuto un momento emozionante in compagnia di Elisa e Marco della compagnia Campoverde Ottolini. Sì, siamo la compagnia Campoverde Ottolini, abbiamo pensato, vi racconto direttamente di Gemme di Costituzione, che è un progetto che abbiamo organizzato con le botteghe del quartiere di Villa Pizzone. Soprattutto abbiamo ragionato molto con Nicoletta Fasani ed essenzialmente nasce da un'idea, da un pensiero. Spesso e volentieri ci capita di percepire la Costituzione come qualcosa di un po' distaccato, molto una grande ispirazione, qualcosa che vorremmo raggiungere, ma pensiamo sempre che non sia nella vita quotidiana. E invece ci siamo detti, magari lo è. E quindi abbiamo iniziato a ricollegare alcuni articoli della Costituzione alle botteghe, che sono le botteghe del quartiere di Villa Pizzone, che sono gemme. Ecco, da lì nasce l'idea della gemma, non solo le botteghe, associazioni, la locanda, nella vita di tutti i giorni pensiamo viva ed esista la Costituzione, quindi abbiamo pensato di farla gemmare. Perfetto, è un percorso che si suddivide in tappe. Partiamo, abbiamo detto, dall'atelier di Nicoletta Fasani. Qui che articolo avete rappresentato e che storia avete associato all'articolo? Allora, abbiamo deciso di utilizzare l'articolo 45 della Costituzione, che lo leggo velocemente, che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. L'articolo 45 parla proprio di artigianato e quindi abbiamo pensato di raccontare un pezzo della storia dell'artigiano più famoso in Italia, che è Geppetto, e raccontare un pezzo da Nicoletta Fasani delle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. La sua creazione, peraltro, sì. Proprio la sua creazione. La creazione del burattino. Per poi passare al secondo negozio, che è la biblioteca Barabai. Libreria Barabai. Che qui, che articolo della Costituzione avete raccontato e quale storia? Il 33. Il 33, ok. L'articolo 33 della Costituzione. Lo vuoi leggere? L'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Racconta tu che cosa hai fatto alla libreria Barabai. Abbiamo letto uno stralcio, bello questa cosa dei bimbi. Abbiamo letto uno stralcio di Fahrenheit 451, appunto, perché in questo romanzo distopico, fantascientifico, di fatto si pensa che per limitare la complessità della lettura del contemporaneo fosse utile eliminare tutti i libri, cosa che, visto la facilità che troviamo nella sintesi che rincontriamo spesso e volentieri nei giorni d'oggi della comunicazione, ci siamo detti, ma magari proprio funziona abbastanza bene in questo periodo. E infatti sì, risuona tanto, risuona troppo. E quindi... Sì. Quindi proseguiamo il nostro percorso verso la terza tappa, che è il laboratorio del liutaio Manifatture Sonore di Andrea Stanzione. Qui che articolo della Costituzione avete raccontato e quale racconto avete associato? Abbiamo parlato dell'articolo 9 della Costituzione, che è: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E abbiamo pensato che se si dovesse parlare di paesaggio e patrimonio storico, una delle persone, uno degli scrittori che più forse ha raccontato certi immaginari, certe città, è Italo Calvino, con Le città invisibili, e abbiamo deciso appunto di utilizzare tre sue città per raccontare che cos'è la rete, che cosa sono le persone all'interno delle città, che cosa succede all'interno
di tutte le nostre città, non solo da quelle immaginate di Italo Calvino, e di come a volte il contatto fra le persone che ci vivono dentro sia la cosa più importante. Sì, quindi anche cos'è il patrimonio culturale di fatto? È un oggetto o la relazione che ha creato quell'oggetto? È l'ambiente, natura o l'ambiente tra persone? Non so, diciamo che anche da questo punto di vista ci risuonava molto il presente. Proseguiamo, arriviamo all'ultima tappa di questo nostro percorso e ci troviamo al bottega del quartiere di Villa Pizzone. Qui che cosa, che articolo avete raccontato e quale racconto avete associato? A Quasi Locanda. A Quasi Locanda, esatto. A Quasi Locanda. Quasi Locanda, uno degli articoli, sono tutti belli, ma forse questo è uno dei più belli, che è l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. A questo articolone abbiamo dedicato un pezzo di cecità. Io, Sessa Ramago, lascio la parola a Elisa che almeno In realtà nella lettura dell'articolo 3 onestamente mi sono un po' emozionata, perché tutte le volte che quando si arriva ai principi ti risuona qualcosa dentro e dici diamine, dov'è? Qua, è qua ed è qua. Nel senso che abbiamo pensato di raccontare in realtà un brano di uguaglianza, Allora, lo stralcio che abbiamo scelto racconta molto innanzitutto uno cecità. Tutti si diventa ciechi, tutti non si riesce a leggere quel che si è attorno, fino a questo momento in cui tutti ci si sporca, tutti ci si logora, fino al brano del balcone che per noi è un momento di sacralità all'interno di quel romanzo, dove queste tre donne si lavano, si puliscono con l'acqua, con l'acqua della pioggia. Quindi un momento di purificazione delle anime di queste donne, che sono tre donne, sei braccia, due occhi, che però diventano una. Che si sentono nel senso di emozione, non tanto, sono due persone cieche e una che vede, però c'è una comunanza, c'è un'attitudine alla vicinanza, al sentirsi vicini, che è molto bella, e come la scrive Saramago è ancora più bella. Sì, che le rende uguali. Sì. Allora, noi vi ringraziamo tantissimo per questo percorso nei sentimenti, nella storia e nell'attualità, e auguriamo a tutti una buonissima Civil Week.